Buongiorno compagni di viaggio, siamo arrivati a Edinburgh. Edimburgo, la capitale di Scozia, e ci ha accolto con il classico clima scozzese, c'è un po' di pioggia, un po' di sole, un po' di vento e un po' di tutto. Quindi guardate, adesso piove con il sole, quattro stagioni in una giornata. Benvenuti a Edimburgo, la città delle mille storie. Qui tra le antiche strade acciottolate e i maestosi edifici in pietra si respira un'atmosfera unica fatta di storia, cultura e fascino. Da secoli Edimburgo è il cuore pulsante della Scozia, una città che ha visto il passaggio di re, regine, scrittori, poeti, artisti e intellettuali. E oggi, ancora una volta, si apre al mondo con la sua bellezza e il suo carattere unico. Un po' di scale, belle ripide, mi mancavano. Una torre svetta sui cieli scozzesi e anche delle colonne greche. Qui c'è una sposa scozzese con il marito Keith e questo è Carlton Hill. Che vista! Si vede tutta la città vecchia e da questo lato la vista è ancora migliore su tutto il fiordo di Edimburgo. Yeah! Carlton Hill è una collina situata nel centro di Edimburgo ed è uno dei punti panoramici più famosi della città, grazie alla vista spettacolare che offre sulla Old, la New Town e sul fiordo di Forth. Sulla cima della collina si trovano diversi monumenti e costruzioni storiche, tra cui il National Monument, ispirato al Partenone di Atene. Inoltre la collina ospita anche l'Osservatorio di Edimburgo e il Nelson Monument, una torre commemorativa alta 32 metri dedicata all'ammiraglio Horatio Nelson. Il National Monument, spesso chiamato il Tempio Greco, non è mai stato completato a causa di problemi finanziari. La sua costruzione iniziò nel 1826 con l'intenzione di creare un monumento in stile greco dedicato ai soldati scozzesi morti durante le guerre napoleoniche. Tuttavia, a causa della mancanza di fondi, la costruzione del monumento fu interrotta nel 1829 e non fu mai completata. Un tempio greco-romano sulle pendici di Edimburgo. Ma dopo aver visto la città dall'alto è arrivato il momento di addentrarci tra le vie affollate del centro. Respiriamo di un po' di atmosfera cittadina, questa che sembra una piccola Londra, una Londra in miniatura. Bello, questo è Waterloo Square, lassù è dove eravamo un attimo fa. Bello, bello. E ovviamente in Waterloo Square non ci poteva che essere la statua di Wellington, il duca di Wellington. È sabato pomeriggio e c'è un sacco di gente in giro. La città di Edimburgo è divisa in due parti principali, la Old Town e la New Town. La New Town si trova nella parte bassa della città ed è stata costruita nel XVIII secolo. Qui si possono trovare molte delle principali strade dello shopping di Edimburgo, come Princess Street o George Street. La città nuova è caratterizzata da ampie strade, edifici in stile georgiano e parchi pubblici. Chissà perché i gabbiani hanno questa ossessione per le teste delle statue. Bravo ragazzo! La Old Town invece si trova sulla collina e ospita molte delle principali attrazioni turistiche di Edimburgo, come il castello, la cattedrale di St. Giles e il palazzo di Holyrood House. La città vecchia è caratterizzata da strade acciottolate, edifici storici e vicoli stretti, che la rendono un luogo affascinante da esplorare. Siamo capitati a Edimburgo nel periodo del festival Tattoo Military e c'è un botto di gente, dura quasi tutto agosto. Per esempio siamo davanti a questo palazzo e c'è una coda infinita che fa tutto il giro dell'isolato. Siamo saliti in cima alla città medievale vecchia, c'è tantissima gente anche qua, guardate quanta gente. Giusto un po' di gente per le strade di Edimburgo vecchia. Siamo giusto quattro gatti. Qui è il posto dove fu eseguita l'ultima condanna a morte nel 1864. Pensate alla sfiga di essere l'ultima. Adesso è un luogo di turismo. Come cambiano i tempi. La storia di Edimburgo ha origini antiche e affascinanti. La città fu fondata come insediamento celtico intorno all'anno 500 d.C. e nel corso dei secoli fu governata da vari popoli, tra cui romani, vichinghi e anglosassoni. Nel XII secolo Edimburgo divenne la capitale della Scozia e iniziò a svilupparsi come centro culturale ed economico. Nel corso dei secoli successivi, però, la città subì molte guerre e conflitti, tra cui le guerre di indipendenza scozzesi contro l'Inghilterra. Se volete una bella vista dalla città alta, quindi dalla città vecchia alla città nuova, dovete venire in High Street, cercare Brighter's Court leading to Warriston Close.
proseguire 100 metri e troverete una splendida scalinata da dove fare una bella foto. C'è un unicorno con la bandiera scozzese. Quella dell'unicorno e della Scozia è una storia bellissima che però vi racconterò nel video su Glasgow. Durante queste giornate di festa la città si trasforma e in ogni angolo si possono ammirare artisti di strada con musica di ogni tipo che vi risuonerà nelle orecchie continuamente. La vista da qui della città è spaziale, si vede benissimo la divisione. La Old Town a sinistra, la città medievale, la New Town a destra, la città vittoriana e in mezzo adesso c'è un'enorme stazione dei treni. Adesso vorremmo provare ad andare là sopra. Non so se ce la faremo. Stiamo attraversando questo cimitero monumentale. La cosa bella di questa città è che c'è sempre un panorama diverso e spettacolare. Su montagne, colline, sul mare, su angoli diversi della città. Veramente, veramente bella. Non ce la faremo mai ad arrivare lassù in cima. Nel frattempo abbiamo incontrato il palazzo di Holyrood House, che è tantissima roba. Ciao scoiattolino. Iniziamo la nostra scalata sulla collina. Questo è Holyrood Park, un vecchio vulcano ormai spento. Dai, Fra! Yeah! Spettacolo! Wow! Castello di Edimburgo, anche il cielo è diviso in due come la città. Di qua un bel tramonto e di qua un bel temporale. Fra, quanto ti piace questa città? The next day. Buongiorno, siamo ancora a Edimburgo, altro giretto questa mattina, ci manca ancora un paio di cosette da vedere, tra cui il castello in cui però non possiamo entrare perché c'è il festival e quindi non si può entrare. Ma la cosa migliore da fare in queste città è sempre passeggiare a caso. Infatti camminando a caso capita di incontrare queste chicche come questo giardino nascosto tra le case di Edimburgo. Guardate che carino! Anche qui che cura pazzesca di queste aiuole. Questo è addirittura un albero di fichi. Anche questo cortile interno. Bisogna sempre andare in esplorazione casuale in queste città. Siamo in questo mercato coperto che si chiama Maker Market, mercato di souvenir. Ed è in un luogo fantastico, una vecchia chiesa. Il castello di Edimburgo sorge sulla cima di una collina che domina la città. È una storia lunga e affascinante che risale a oltre 1000 anni fa.
La fortezza fu costruita inizialmente come un insediamento difensivo nel IX secolo e fu ampliata e ristrutturata nel corso dei secoli successivi. Nel XII secolo il castello fu ceduto al re Davide I di Scozia, che lo trasformò in una residenza reale. Nel corso dei secoli successivi il castello fu teatro di numerosi eventi storici significativi, tra cui la guerra d'indipendenza scozzese e la rivolta giacobita del 1745. Oggi il castello è una delle principali attrazioni turistiche della città e ospita numerose attrazioni, tra cui le corone scozzesi e la pietra del destino, nome che mi ricorda un cartone animato degli anni 90. Il castello è anche utilizzato come sede di eventi e cerimonie ufficiali, diventando un gigantesco stadio. Ci sono artisti di strada ad ogni metro, qualsiasi cosa, persone che fanno finta di essere statue, che vanno a rallentatore, persone vestite da clown, chi lancia i coltelli. Nonostante il caos, l'atmosfera festosa per le strade di queste due giornate mi ha trasmesso l'energia degli scozzesi, che spesso vengono erroneamente etichettati come persone spigolose e bellicose. Invece mi porto via il ricordo di una città eccezionalmente splendida e felice. Wow, però la testa è lì, si vede. Questo video termina qui, spero vi sia piaciuto e noi come sempre ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Nel prossimo episodio... Abbiamo parcheggiato il camper in questo posticino e siamo arrivati a St. Andrews. Questa è l'università di St. Andrews, famosa soprattutto perché vi studiò il principe William. Questa è la mitica buca 18 del campo da golf di St. Andrews. Che bellezza questi college. Come vi dicevo, qua ha studiato anche il principe William ed è qui che ha conosciuto la sua consorte, Kate Middleton. Siamo arrivati al castello di Dannottar. Dannottar. Troppo sole. Potrebbe essere il posto più bello della vacanza finora. L'abbiamo guidato fino a questo posto dove ci siamo fermati a dormire. Spettacolo, spettacolo.